ragazzi, eccolo qui in grande. Ragazzi, urgentemente, c'è Sony che è uscito sul tetto. Safi, aspetta, che stai dicendo? Ho il grilletto bloccato, Artyom. Accidenti, mi sono rotto la gamba, Safi. E ragazzi, non appena ci saranno 150.000 like sotto questa parte, uscirà immediatamente il prossimo video. Allora, dobbiamo aiutare i ragazzi in qualche modo. Il drone si sta pure scaricando. Ok, pilota automatico, mi sto dirigendo verso di voi. Forza, 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 veloce, veloce. Bruno, dai, non ti lascio! Sonic è Sonic. Già qui! Oh, è qui, ragazzi! Bruno, guarda! Sonic Exi sta venendo verso di noi! Andiamo! Andiamo, accidenti! Quanto sei pesante! C'è una griglia! Non possiamo uscire! Forse ha bisogno di quel disco! Bruno, cosa fai? Alzati! Accidenti, cosa vuole? Ragazzi, è così veloce! Lo vedete? Non riuscivo nemmeno a pensare che Sonic Exi fosse così veloce! Dannazione, la gamba mi fa così male! Non capisco cosa voglia mostrarci con la sua velocità! Dio, io penso che sia chiaramente venuto per il disco! Proviamo a lanciare il suo disco ora! Forse lo distrarrà un po' almeno! Proviamo a lanciare il disco ora! Dai, Bruno, dai! Tienilo! Bruno, sembra che Sonic si sia distratto! Forza, dobbiamo! Dobbiamo andare! Dai, questa è l'unica possibilità! Dai! Artyom, dai, sbrighiamoci! Accidenti, quanto fa male la gamba! Oh, dai, che adesso mi ho occupato con il disco! Mamma, la gamba come mi fa male! Non ce la faccio più! Come mi fa male! La gamba! La gamba! Allora, ragazzi, sto arrivando, ragazzi! Sto correndo verso di voi! Ragazzi, drone! Per questa situazione ho preso una cosa segreta! Una bomba fumogena, urgente! Ragazzi, dove siete? Safi! 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 C'è Sonic X! Bruno! Sonic è Santa! Dietro di noi! Bruno! Qui, Artyom, stai giù, Artyom! Sì, ragazzi! Mamma mia, alzati, è distratto dalla bomba fumogena, forza! Dai, Safi! Safi, aiutami, prendi Bruno! Prendi Bruno! Dannazione, la mia gamba si è piegata, Safi! Sonic X nel fumo! Artyom, dobbiamo scappare! Ora la bomba fumogena finisce! Artyom, scappa! Qui c'è un fucile! Prendiamo il fucile! Non funziona! Ha una nuova scorta, lasciamolo. Forza, qui! Forza, più veloce, Bruno! Dai, dai, militare, militare, urgente! Piano di intercettazione! Operazione Sonic, ripeto! Sonic è disarmato, ma non lo sarà per molto, ragazzi! Fiamma del razzo! Artyom, corri! Aiuto! Forza Bruno, attento! Ora arriveremo alla scorta e tutto andrà bene! Ragazzi! Ragazzi, lasciatemi qui, vi sto solo intracciando! Ma stai scherzando, non ti possiamo lasciare! Bruno, Bruno, guardami, guardami! Ricorda, non ti lasceremo mai! Mi hai capito? Sì, basta, smettila di chiacchierare, forza, andiamo! È ferito, dai! Siamo fuggiti da Sonic Exi, ma probabilmente è qui ora! La scia di fumo finirà e dal tetto correrà qui! Ho un deposito di cannoni, entrate in quella stanza! Pensavo fosse la prossima! Dove, dove? Eccoli, eccoli! È lì che sporge, vedi? C'è qualcosa che ci salverà lì! Ok, Bruno, stai qui per ora! Okay. Ma non cadere! Guarderò fuori dalla finestra! Sto cercando di chiamare i militari, ma non si mettono in contatto! Militari, c'è qualcuno! Artyom, penso che siamo rimasti soli qui! Accidenti, questa gamba mi ha tradito nel momento più importante! Delirio, Bruno, come ha scrocchiato! Ascolta, dai, prova la comunicazione con i militari. Safi, quali notizie abbiamo? Allora, aiutami a prenderli. Ordinatamente, ordinatamente, Safi, aspetta. Quindi, Safi, queste pistole con i sonniferi funzionano? Certo che funzionano. Non sprecare munizioni, Artyom, non ce ne sono molte. Va bene, Safi, mi dispiace. Tieni il mio cannone mentre... Dai. Con i sonniferi. Ci vogliono 40 militari. Pronto, Sergio? Dobbiamo prendere il drone. Drone, vieni qui. Ragazzi, ecco il drone, se lo vedete nel video. Drone, ordine, atterra qui. Dai, entra, drone. Ancora? Sì, ancora, ancora un po'. A terra. Ecco, a terra.
Bene, bravo, bravo, buon drone. Oh, bene ragazzi, abbiamo preso il drone, ora dobbiamo andare in giro. Pronto Sergio, non riesco a sentire. Andiamo in corsa. Chiamare contatto ricevuto. Cosa c'è? Come stanno i militari? Rimangono solo 3 militari. Sonic e Xi. Venire con la massima urgenza. Sonic e Xi può essere ovunque. Quindi sì, pronto, capisci? Ma smettila di prendermi a schiaffi. Ho capito, addio. Sergio, aspettiamo i militari. Va bene, andiamo a guardarci intorno. Se vedi qualcuno, grida subito nella radio. Abbiamo dimenticato agli spettatori di dirlo. Ragazzi, il fatto è che a volte, o meglio, molto spesso, Sonic e Xi viene catturato dalla telecamera dove lo sguardo umano non lo vede. Quindi, per favore, se vedete Sonic e Xi in piedi da qualche parte nelle nostre clip, da qualche parte nelle vicinanze, ti preghiamo di scrivere a che minuto nel video lo avete visto, perché a un certo punto potrebbe salvarci la vita. Ma è una buona cosa che abbiamo questo obiettivo a infrarossi, perché vede sempre Sonic. Ragazzi, ora siamo all'interno dell'edificio e i militari non sono ancora stati in grado di arrivare. Ok, abbiamo pistole con i sonniferi, ma dobbiamo stare molto attenti perché Sonic e Xi può uscire da qualsiasi luogo e noi dobbiamo essere assolutamente... Ah! Che cosa è successo? Ecco Sonic, dannazione, ma sembra di graffiti. Sonic, beh, sono chiaramente dei graffiti. Ragazzi, vi rendete conto che questa è una prova diretta dell'esistenza di Sonic e Xi? Ed è ragionevole, usa la testa. Artyom, sei sicuro che Sonic capisca cosa sta facendo? Perché commette delle cose davvero folli. Un essere senziente non può fare queste cose. Hai visto cosa ha scritto qui su di te? Bruno, aspetta, è qui Arishnev, dormi. Ragazzi, non capisco cosa significhi Bruno aspetta e Arishnev dormi. Cosa voleva dire Sonic e Xi? C'è ancora scritto battaglia sul tetto. Ragazzi, capisco che si tratta della battaglia sul tetto che era nella prima parte, quando io e te, Bruno, siamo saltati sul tetto per combattere contro Sonic e Xi, ma le nostre armi si sono inceppate e non abbiamo potuto fare nulla. Ora le armi funzionano per noi e sono sicuro che possiamo resistere a Sonic. Ragazzi, vi ricordo che questa arma con queste palle è l'agente patogeno di Sonic e Xi del suo mondo Exiticus. Qui c'è una capsula con i sonniferi in un linguaggio semplice piuttosto che in termini scientifici complessi. Quindi dobbiamo colpire Sonic e Xi una volta e possiamo rallentarlo e lì avremo una possibilità. Ecco la sua firma, Exacturo. Ciò significa che è stato proprio Sonic a disegnare tutti questi graffiti e molto probabilmente lo ha fatto in anticipo, prima che noi e lui ci incontrassimo sul tetto. E questo significa che ha pianificato la nostra cattura. Io non so perché mi abbia barrato. Safik 1234 è barrato in rosso. Questo cosa significa? E anche qui c'è scritto che non ci sono più militari. Non lo so, ti hanno risposto? Sergio mi ha detto che dei 40 militari nei battaglioni ne sono rimasti soltanto 3, ma arriveranno presto. Ragazzi, vi ricordate come in una delle parti di Cartoon Cat Sonic e Xi ha strappato il metallo dai carri armati? Cioè significa che neanche i militari possono riuscire a tenerli botta Sonic con l'Exector, su enormi macchine che sparano nuclei esplosivi. Ragazzi, siamo tutti un po' stressati, quindi calmiamoci un po'. Ok ragazzi, penso che sia necessario andare avanti. Muoviamoci molto piano perché Sonic ha un senso dell'udito molto forte. Per favore, semmai salvate questo screenshot da qualche parte su internet che abbiamo trovato Sonic the Exector. Potrebbe essere ovunque in realtà e noi siamo qui già da un bel po'. Ci sono alcuni fili qui. Molto probabilmente c'era un centro di comunicazione. L'Exector non voleva assolutamente che nessuno ne sentisse parlare, ma diremo a tutti che vive qui al centro di informatica scientifica e di scambio. Guardate ancora lì. A causa del fatto che vola, a volte colpisce il soffitto e colpisce le pareti con la testa. Forse alla fine è caduto. Ragazzi, forse proveremo a guardare qualcosa dal tetto. Pensi sia una specie di possibile... buttala via, Artyom, buttala! Ah! Oh! Mamma mia! Non lo sai che questa è una bomba fumogena, dannazione! Ok, dobbiamo andare in quella direzione, ragazzi. Gli scienziati ci hanno chiesto di ottenere quante più informazioni possibili sull'Exector. Ce la faremo! Ragazzi, guardate questo! Vedete quanto è veloce! Penso che sia il momento di tornare indietro. Io non ho tempo per colpirlo, spenderò tutte le munizioni.
Ma non abbiamo paura di te, Sonic Eggsy! Mi hai capito? Mi sembra che l'Exeter mi abbia afferrato! Accidenti, ha messo quel muro di intorpidimento! Come aiutare Artyom? Non toccarlo! Non è colpa sua! Ragazzi, io conosco un modo per affrontare Sonic Eggsy! In questo momento ha una debolezza! Ha molta paura del potente potere dello spettatore! In questo momento, vedi, questo timer e finirà molto presto! Ma questo è il momento di fare click su questo pulsante rosso di iscriviti! Clicca! E non appena farai click su quel pulsante rosso iscriviti, Exector verrà colpito dalla forza dello spettatore. Tutto nelle tue mani, amico. Solo tu puoi salvare Artyom. Exector, ti batteremo sicuramente. Non è finita. Solo voi, spettatori, che guardate questo video, potete salvarmi. Quando il timer finisce, l'Exector probabilmente mi porterà via con sé. Ma solo voi, spettatori, che guardate questo video, potete salvarmi se diventate un iscritto a questo canale. 3, 2, 1. Ragazzi, avete visto cos'è successo a Sonic Eggsy? Oh, Sonic! Accidenti, non ce l'ho fatta, è velocissimo! Mentre corre, dannazione! Non ha senso tirargli addosso le munizioni mentre è così nervoso! Artyom, stai bene? Se non fosse stato per gli spettatori, l'Exector mi avrebbe strangolato! Andiamo, dobbiamo capire dove è andato! L'Exector è scappato lungo questo corridoio! Ho la sensazione che quando Sonic Eggsy si muove, lascia delle scritte molto strane! Sono vicino! Il che significa che Sonic Eggsy può essere ovunque. Significa che non è andato lontano. Ragazzi, è possibile che Sonic Eggsy voglia connettersi con voi. Se vedete un testo blu, scrivete i codici temporali nei commenti per capire e analizzare tutti i messaggi che ci lascia. Adesso dobbiamo andare avanti. L'Exector può essere ovunque. Ma probabilmente è lì. Sì, è scappato da qualche parte. Va così veloce che la sua scia si è raffreddata. Non ho tenuto traccia di dove fosse andato. In realtà non capisco perché lascia questi messaggi. Con chi vuole mettersi in contatto e cosa vuole dirci esattamente? Ragazzi, la gente comune vive qui. Potete vedere la zona residenziale dove vivono le persone che l'Exector tiene in pericolo. E noi siamo qui per liberare il mondo da questa creatura demoniaca. Piano, 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 Artyom, non andare per primo. Tu non hai... Più veloce, nella stanza, nella Artyom, stanza. Vieni, vieni, Artyom. Sembra che fosse una testa di sirena. Penso che dobbiamo passare al piano Z. Fondazione SCP, coordinate 35434 83. Mobilitazione, situazione Z. Cosa significa Z, Artyom? Significa guerra dei mondi. Accidenti, sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Cavolo, gente, non so cosa fare, sembra che sia arrivata la nostra fine. Artyom, non stare vicino alla finestra, Sonic può notarti. Che senso ha? Aspettare o no, siamo intrappolati, lo capisci? Sì, ma ne usciremo senza problemi. Usciamo, Artyom! In quale posto usciremo? La Fondazione SCP è qui con voi, ragazzi, andiamo! Ragazzi, su, andiamo, 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 su, 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 su! Andiamo, andiamo, andiamo! Artyom, te l'avevo detto, la SCP Foundation è venuta a prenderci per salvarci dall'Exector! Sì, ci salveranno! Avanti! Scendiamo, su, su, corriamo, 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 corriamo! Oh, quanti militari! Dammi la telecamera qui! Bruno, scappa! Andiamo di sotto, di sotto, di sotto, ragazzi! Militari, quanto sono contento che siete qui! Artyom, tieni il fucile per ogni evenienza! Corriamo, corriamo, corriamo! Bruno, corre! Bruno, andiamo! Dove dobbiamo andare ancora? Che cos'è? Che cos'è stato questo? Come se ci fossero dei suoni dall'alto! È qui! Oh cavolo! Senti! Dannazione, meno uno! Aspettate ragazzi, abbiamo perso un uomo! Dov'è il militare? Gente! Questo è tutto quello che rimane del militare! Artyom, prendi il fucile! Andiamo su, andiamo! Andiamo, andiamo, Artyom! Non sprecare le munizioni!
correre veloce, correre! Ragazzi, sembra che ci abbia lasciato andare, ma dobbiamo fare qualcosa se vogliamo scappare. Tu hai visto che cosa è successo a questo militare? Se succede qualcosa a me, io non ce la farò. Pensiamo a quello che sappiamo di Sonic. Ricorda, all'inizio della puntata stava inseguendo il disco, proprio il disco, voleva davvero ottenere quel disco. Ma dov'è il disco? Stai parlando del disco che abbiamo trovato al terzo piano quando Sapik ci stava ancora filmando col drone e quando Sonic era nella finestra accanto molto vicino? E questo è il momento. Questo stesso disco. Ma dov'è questo disco? Ma l'abbiamo buttato via all'inizio quando hai distorto la gamba per distrarre l'Exector. Forse ci sta ancora inseguendo, perché il disco ce l'ho ancora io. Ma allora perché l'hai preso? È per questo che ci sta inseguendo. Capisci che questa cosa ci è costata la vita di un militare della Fondazione SCP. Ora nessuna comunità SCP ci accetterà. Sto già zitto su quello che ha detto Sergio. Stammi a sentire, penso che sia necessario distruggere questo CD che contiene tutta la vita di Sonic Exector. Senti, ho sentito che se bruci il disco di Sonic XE, forse ci lascerà qui tranquilli. Allora bruciamolo, dai! Dobbiamo fare un rito! Cosa bisogna fare? Bruno, dobbiamo stare in cerchio, chiudere gli occhi e dare fuoco a questo disco. Chi ha dei fiammiferi o un accendino? Non lo so, forse i militari ce li hanno? Militare, hai forse fiammiferi o un accendino? Sì, certo! Ecco, guarda, triangolare, non l'ho mai visto prima. Quindi facciamo un rito. Tutti pronti? Sì. Sì. Con questo l'Exector sicuramente scomparirà dal nostro mondo. Bene, andiamo. Fondazione SCP. Ragazzi, non aprite mai gli occhi, altrimenti l'Exector ci rapirà. Sergio! Ragazzi, non prestate attenzione a Sonic XE! In alcun modo l'abbiamo quasi bandito! Ragazzi, sembra che Sonic XE se ne sia andato! Dobbiamo evacuare urgentemente sul tetto! Andiamo! Via, gente, via! Andiamo sul tetto più velocemente! Corriamo, su, di... dai, velocemente! Che dire di Sonic XE? Dai, Artyom! Più veloce! L'esercito si sta sacrificando! Vieni qua! Gente! Usciamo! Gente, dov'è il gruppo di soccorso? Dobbiamo aspettare l'elicottero, gli segnerò dove trovarci! Verrà a prenderci un elicottero! Bruno, ti rendi conto che usciremo da qui? Accidenti! Allontanatevi a distanza di sicurezza! Sonic X! Dov'è? Artyom, allontanati, c'è Sonic! Saremo sicuramente notati con questo fumo! L'elicottero! Ehi! Siamo qui! Venite qui! Ragazzi, sedetevi! Guardate come l'elicottero atterra su quel pad circolare! Dobbiamo allontanarci! Avvicinatevi! Dai, spostiamoci, ragazzi! Gente, via, andiamo, Sapik, via, forza! Andiamo! Accidenti, il walkie-talkie, ho dimenticato! Forza! Dai, forza, zio! Spero di non slogarmi la gamba questa volta! Dai, più veloce! Il militare è rimasto lì! Andate, salite le scale, sono lì a sinistra alla fine! Va bene, grazie per averci regalato una seconda vita! C'è l'elicottero lì sopra! Ci aspetta un elicottero sul tetto! Ragazzi, io e Bruno siamo in piedi vicino al lago. Secondo la leggenda, in questo lago sono affondati gli animatronics. Non sappiamo se sia vero o no, ma noi... È vero al 100%. Io lo so, ho visto questa nave militare SCP schiantarsi qui, che è atterrata in questo posto. Guardate, ecco proprio il punto, filma questo prato tutto incendiato. Ci sono frammenti dell'aereo, vedi, è un pezzo della cabina. Guardate, ragazzi. Guarda, non so dell'aereo. Bruno è convinto che un aereo militare si sia schiantato qui, perché abbiamo trovato questo cruscotto aereo. Beh,
Direi che è chiaramente da un aereo, ma alcuni dettagli di grandi dimensioni del Boeing rotto io qui non li vedo. Perché sono tutti nel lago! Era un Boeing cargo che trasportava nuovi animatronics per gli esperimenti e sicuramente sono tutti in fondo a questo lago ora! E Artyom e io li prenderemo con un magnete speciale che può tirare fino a una tonnellata! C'è ancora una fabbrica nelle vicinanze e penso che sia perché ha scaricato tutti i suoi rifiuti in questo grande lago e ha gettato qui quegli animatronic sperimentali. Forse sono mutati e chi lo capisce in cosa si sono trasformati? Facciamo il primo lancio e vediamo cosa possiamo prendere in linea di principio, dai! Abbiamo un magnete con una corda e la corda è molto forte, guarda! Nulla dovrebbe venire fuori, ma affinché il magnete non resti al 100% nel lago, lo legheremo a questo contenitore dove abbiamo provviste e armi. Guardate, fissiamo bene! Un elicottero sta volando! Proprio qui, accidenti! Sembra che siamo stati notati! Senti, nascondiamoci e poi andiamo avanti dopo! Via. Ok, Artyom, lanciamo subito il magnete e iniziamo a prendere gli animatronics da questo lago, forza! Allontanati! La cosa principale è che la fotocamera non vola. Uno, due... Ok, andiamo, hai preso qualcosa? Mi sono agganciato a qualcosa! La cosa principale è che il magnete non si perda, l'ho affittato per $100! Sta già venendo qualcosa! Oh! Oh! Dai, tiriamo, mamma! Diamine, ragazzi! Questi sono alcuni cibi in scatola SCP! Vorrei sottolineare che la lattina sembra molto nuova! Ma perché questa lattina non si trova da più di un paio di anni in questo lago! Beh, mi chiedo di cosa si tratti! Dai, allora, vediamo! Beh, mi sono preparato! E ho portato con me il mio coltello da caccia! Wow! Aperto! Mamma santa, che... come puzza! Che roba! Guarda che cos'è! Non lo so, forse sono organi degli animatronics! Questo... pazzesco, c'è? Guarda! C'è qualcosa che si contrae! Cosa c'era in questa lattina? Pensi che questi siano alimenti dei militari SCP? Ascolta, non lo so, ma qui il cibo in scatola è mescolato con alcuni vermi! Forse sono arrivati lì perché la lattina era in fondo al lago davvero da molto tempo! Ascolta, non lo so, ma qui il cibo in scatola è mescolato con alcuni vermi! Ma ragazzi, io non so cosa ci sia in questi SCP, ma direi che se... beh, sembra davvero disgustoso! Senti, quando abbiamo preso questa lattina dal lago non c'erano buchi. E quindi come potevano finire i fermi lì? Beh, è probabile che qualcuno li abbia mangiati. Forse è foraggio per gli animatronics. Si devono ben nutrire di qualcosa. Sembra molto brutto. Bruno, di solito quando le persone fanno la pesca magnetica ci vogliono 20-30 volte per lanciare un magnete per trovare qualcosa che abbia valore. Abbiamo lanciato questo magnete solo una volta e abbiamo immediatamente ottenuto... beh, non ha il valore o non rappresenta nulla, ma non è un portafoglio, ma è cibo SCP in scatola con dei vermi. Puoi immaginare se cosa succede quando lanciamo la calamita 10, 15, 20 volte. Senti, penso che valga la pena andare avanti subito e tirare fuori dal succo da questo lago. Forza, lanciala! Opa! Ascolta, l'ho gettato lontano, adesso tiro! Gente, è così che ogni volta che lanciamo questo magnete riusciamo a catturare qualcosa ed è perché siamo già stati pompati nell'abilità di pesca! Ragazzi, la pesca è davvero un'attività difficile, ma abbiamo già questa skill gasata al massimo perché stiamo già immaginando dalla riva cosa possiamo catturare lì! E quindi ogni volta la fortuna è dalla nostra parte. Questo è più o meno, sapete, come con YouTube. A proposito, ha recentemente cambiato il suo design YouTube. Il pulsante rosso si è trasferito in un altro posto e non tutti ora possono trovarlo. Provaci tu, spettatore. Ora trova il pulsante rosso iscriviti. E se riesci davvero a trovarlo, allora sei agile e attento
abbonamento, come me e Artyom! E inoltre davvero, se trovi il pulsante rosso iscriviti e fai clic su di esso, sei solo un bullo! Ascolta, avete basta capito? Queste ciance, non riesco a tirare, puoi aiutarmi? Dai! Bene, tiriamo, bene, dai, tira dall'altra parte! Ok, ok, dai, dai! Oh, stop, stop, stop! Cosa c'è lì? Accidenti! Cosa c'è, Artyom? Oh, pazzesco, puzza così tanto, probabilmente causa dei rifiuti radioattivi nel lago, capisci? Ascolta, non è del tutto chiaro cosa sia, ora tienilo. Sì? In questo momento lo sciacquerò con dell'acqua. Ehi, accidenti, che cos'è? È come se ci fossero delle icone, solo che non è chiaro di cosa si tratti. Forse questi sono alcuni simboli dei combattenti. Allora, vieni qui. Laviamo, laviamolo. Pazzesco, sono il sole e la luna. Sì, ragazzi, guardate! Non l'ho capito subito perché sono di una forma diversa qui. Queste sono le icone animatroniche FNAF! Questo è il sole e questa è la luna! Come hanno potuto finire nel lago? Beh, come tutto il resto! Dopo quel crollo dell'aereo! Ascolta, dividiamoli! Posso prendere la luna, dai! Allora prendo il sole! Il sole è più importante! La luna è più divertente! Ci deve essere una spiegazione logica per questo! Perché i rifiuti sono stati scaricati qui e forse un aereo è affondato! Ma qui il negozio di souvenir non è affondato! Sembrano il più possibile da una bancarella! Ascolta, teniamoli per ogni evenienza! E a casa, nel nostro laboratorio, li controlleremo e ora continuiamo a lanciare il magnete! Oh! Cos'è questo? Guarda, vedi come se i rami si muovessero lì? Sì, è solo il vento, dai, ascolta! No, ti dico, ci sono i rami che si muovono! Forse una mucca, è solo un maiale laggiù! Forse andiamo a casa meglio, eh? Artyom, siamo venuti qui per lanciare un magnete e pescare gli animatronics dal fondo del lago! Sì, guarda, ecco, accanto al dente di leone c'è qualcosa che fa capolino, guarda! Che cosa, ti sei spaventato, vero? Hai paura, dai! Sì, dico, c'è qualcuno tra i cespugli, guarda! Ma no, è solo il vento, Artyom! Ecco, vedi accanto al dente di leone? Allora cosa suggerisci di fare? Avvicinarci o cosa? Io non voglio, vai da solo se vuoi! Ascolta, possiamo tornare a casa, se vuole casa, finiamo questo caso fino alla fine! Va bene, se mai ho preso una pistola con me. Lancia! Uno, due, tre. Opa! Attento! Abbiamo quasi perso tutte le provviste. Senti, qualcosa agganciato. Sembra, guarda. Dai, forza, tiriamo. Mi chiedo che cosa sia, eh? Dai, ti aiuto, ti tengo io se mai. Trascina, dai. Che cosa? Guardate, gente! Cosa abbiamo trovato in fondo a questo lago? È una specie di filo! Guarda più da vicino, Bruno! Questo sembra essere il microfono di Fazbear Animatronic! È in tutte le foto con questo microfono! Pensi che ci sia anche Fazbear qui in fondo a questo lago? Non lo so, comunque questo filo è aggrovigliato, legato al magnete. Ora lo sciogliamo e diamo un'occhiata più da vicino a questo microfono. Abbiamo lanciato un magnete in questo lago 3 volte con la pesca magnetica. Abbiamo già preso una sorta di barattolo di vermi SCP, i portachiavi con il sole e la luna e il microfono di Freddy Fazbear. Questo è il suo totem! Ascolta, immaginati se possiamo ad esempio pescare la testa dell'animatronic stesso o la sua mano, la sua braccio. In genere ho visto un video su YouTube, ragazzi, dove una persona ha tirato fuori una vera granata. Davvero? E l'ha fatta saltare? Imbecille o cosa? Quale fatta saltare? Ha immediatamente chiamato la polizia. Sì, beh, giusto, giusto. Senti, allora, possiamo ancora pescare qualcosa? Va bene, andiamo. Dai, strappa quel microfono, sì. Senti, posso fare una pausa? Stai lanciando un fico. Accidenti, bene, una... dai. Ok, ecco qua. Impegnati, però. Ok. Ecco. Hai usato tutto il potenziale della corda. Ascolta, forse poi ci mettiamo dall'altra parte del lago per trovare qualcosa dall'altra parte. Sì, è interessante. Gettarlo da lì, dai. Bene, forza, tira, opa. Dai. Aiuto, tira. Dai. Ascolta, sta tirando da qualche parte, dannazione. Dai, la cosa principale fissa tutto sulla telecamera. Oh, mamma, guarda, Artyom. Pazzesco. Ecco cosa ha tirato fuori il nostro magnete. Questo vale almeno $20 se vendiamo il metallo.
cavallo. La lattina era della SCP. La cosa più interessante è che anche la bombola stessa è SCP. Questo è apparentemente un serbatoio di ossigeno. Ci sono diversi sviluppi su come questo bombolone spesso potrebbe essere finito in questo lago. O un subacqueo ha nuotato e lo ha perso lì, o semplicemente lo ha lasciato cadere, o in battaglia è successo. Ma io ho un'altra teoria. E forse gli animatronics funzionano a benzina o a gas. Loro sono in effetti anche dei robot. Forse hanno questa bombola incorporata all'interno o appesa sulla schiena, capito? Ascolta, a dire il vero non ho notato queste bombole sulla schiena. Ma forse sono davvero alimentati da questo gas. O sono sicuro che in fondo a questo lago c'era una rissa di un subacqueo o un animatronic. E un subacqueo in una rissa con un animatronic ha perso questa bombola. Sono possibili anche questi sviluppi. Senti, e questo dice solo una cosa. Cosa c'è di reale in questo lago radioattivo? E ci sono animatronics e io voglio prenderli oggi tutti. Scrivi necessariamente nei commenti: questo cilindro lo ha perso un subacqueo in una rissa con un animatronic, o gli animatronics stessi funzionano con una sorta di benzina o di gas. Penso, ecco, che sia un combattente. Sono sicuro che era di un combattente. Senti, facciamo così: se sei sicuro che sia un combattente, scrivilo nei commenti. Se pensi che gli animatronics funzionino con un po' di carburante e lo riempiono in una bombola, ma allora metti un like. Quindi risolviamo questa disputa. Ok, proviamo a staccare il nostro magnete. Allora posso buttare di nuovo? Ok, uno, due, tre. Oh, mamma, dalla parte sbagliata. Accidenti! Adesso, ora lancio! Dai, è qualcosa? In generale è molto leggero. Dai, lo prenderemo presto! Dai! No, è leggero, mi sa che non c'è niente. No, guarda, Artyom, guarda! Pazzesco, un berretto! Non è solo un berretto! Ci sono un sacco di fili qui dentro! Prima di tutto è un berretto SCP e ci sono dei cavi dentro! Senti, e se tutti i combattenti SCP fossero essenzialmente dei robot? Pensaci solo! Oh, c'è anche una batteria! Apparentemente il cervello funziona a batteria! Sì! Pensate, se questi combattenti non sono umani, ma sono robot! E a quanto pare, quando la sua testa è stata danneggiata in una battaglia, questo berretto è stato attaccato con l'aiuto di fili alla sua testa, che portano al suo cervello! Capito? Sì, guarda! A proposito, vedono attraverso, tramite HDMI! Senti, non hanno una visione così buona, allora mi sa, potrebbero almeno collegarsi a una DisplayPort! No, ascolta, HDMI, questa è specificamente una porta HDMI, apparentemente si attacca agli occhi, e HDMI ha una qualità Full HD in realtà, no? Sì, ma sai una cosa? Qual è il problema per coloro che capiscono? Hanno la fonte della vista in VGA in arrivo! Questo è circa 640 pixel! È per questo che forse non ci hanno notato in molti posti, perché ci sono stati casi in cui siamo stati vicino ai combattenti SCP e non ci hanno visto assolutamente. Apparentemente in primo luogo è perché non sono umani, sono robot, e poi forse... Senti, e se premiamo qui? Oh! Un suono? Senti, ascolta, aspetta! Un auricolare con cui... non può funzionare, era già nell'acqua per qualche anno, no? C'è qualcosa che scoppia, senti! Parla il capitano SCP! Facciamo click! Com'è l'ambientazione? Passo! Pazzesco! Dai, SCP combattente 3657, cosa c'è un combattente sul fondo? Quale combattente? Di cosa parli? Siamo in posizione! Ascolta, non sanno niente del lago! Bene, uno, due, tre, ova! Accidenti, vorrei pescare un bel granchio in questo momento, voglio già mangiare! Ascolta, penso di averlo gettato ben oltre! Così, ora... Arriva! Ascolta, c'è qualcosa che brilla! Filmalo! Oh, wow! Che cos'è questa? È a quanto pare un'insegna di metallo! Ed è questo un cartello della pizzeria di Freddy Fazbear! Ed ecco la foto, è costantemente presente nel gioco! Ascolta, un'intera pizzeria non potrebbe affondare lì nel lago! Forse stavano trasportando attrezzature! Da qualche parte volevano espandersi e questa è una nuova pizzeria! Stai dicendo che si stavano trasferendo dalla loro vecchia pizzeria e che le vecchie attrezzature sono tutte state gettate in questo lago? Non lo so! Devi davvero ottenere almeno un animatronic e scoprire da lui com'è andata davvero, capisci? Dobbiamo chiederglielo! Guarda, è proprio graffiato! Abbiamo trascinato questo cartello attraverso tutto il fondo! Vedi? Ehi, lo porterei sicuramente in studio perché è una cosa rara, artefatto
serio, un artefatto buono, molto buono. Andiamo con un altro magnete. Dai, buttalo di più, è pieno di tutti i tipi di pezzi incredibili. Il nostro magnete ha già preso molto da questo lago. E guarda, è tutto in una specie di melma. Qui ci sono ancora piccoli oggetti magnetizzati, come ad esempio questi chiodi. Forse oggetti più grandi si aggrappano a loro. Tutti i tipi, allontanati per favore. Sì, ok. Attento. Uno, due, tre. Oh, quindi dai, proviamo. Dai, tiriamo, 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 dai. Tiriamo. Cos'è successo? Cosa gorgogliava? Vuoto, ma Artyom! Mettilo giù! Ne chiama la polizia, Artyom! Che cos'è? Accidenti, ci sono ancora le impronte! Sì, è meglio non toccare cose del genere! Ragazzi, se trovate qualcosa di pericoloso, ovunque, non toccatelo con le mani! È meglio sbarazzarsi di questo e chiamare la polizia! Sì! Senti, proviamo ora, senza queste robe criminali! Facciamo in linea di principio un piccolo riassunto di ciò che siamo stati in grado di ottenere. Ho messo un berretto per non farmi cuocere la testa. Allora, la cosa più preziosa probabilmente è questa bombola. Non so se questa è la bombola del subacqueo o se l'animatronic l'ha persa in una rissa quando l'ha riempita di benzina. Possiamo aprirla e vedere cosa c'è lì dentro. Penso che questa sia la scoperta più preziosa perché... guarda quanto è grossa! Sembra molto vecchia! Chi lo capisce da quanto era sul fondale? Poi, ovviamente, è il cartello della pizzeria dello stesso Freddy Fazbear! Berretto da combattente SCP, due portachiavi, li abbiamo già divisi, il sole è mio e la luna è di Bruno, il microfono di Freddy Fazbear e questo barattolo di cibo in scatola che conteneva questi vermi vili e terribili! Penso che ci siano ancora un sacco di cose avventurose là fuori, quindi non fermiamoci, vero? E gettiamo subito di nuovo il magnete! Uno, due, voglio tre. Mangiare! E dai! Wow. In questo momento, voglio davvero ottenere qualcosa di gustoso, forse c'è un pesce, magari! Cosa, qualcosa si è mosso? Dai, Diego! Tranquillo, stai scherzando! Non sto scherzando! Allora tira tu adesso! Come se qualcuno guardasse fuori, no? Non lo so, sì! Qualcosa si è bloccato lì! Come se qualcuno ci guardasse attraverso l'acqua! Ehi, William Bruno, c'è qualcosa! Dai, ok, tira! Tira, tira! Ascolta, c'è qualcosa di giallo! Tira, tira, dai, forza! Perché il sole trascina! Spegnete le luci, cerchiamo! Ah, voglio cercare! Dai! Dai! Bambini, giocate con me! Ragazzi, abbiamo catturato il sole FNAF con la pesca magnetica! Trascinalo, Bruno, trascinalo! Sto provando, sto cercando di tirarlo! Apparentemente ha vissuto sott'acqua per tutto questo tempo! Sì! Corri, corri! Non scappate da me! Oh no! Voglio giocare con voi! Esattamente, vieni qui! Certamente, sapevo che in questo lago potevano esserci cose, ma non l'animatronics vivente che giaceva sul fondo! Esattamente, pensavo fossero lì, incoscienti, perché sono sott'acqua, perché sono robot accidenti! In questo momento dobbiamo capire come distrarlo, salire in macchina e andarcene da qui! Ha bisogno di un po' di disordine! Odio la spazzatura! Mi troverò, voglio giocare con voi! Non scappate da me! Ai ai ai, non nascondetevi! Vi troverò! Dai! Oh! Cos'era? Spazzatura! Ok, wow, si è distratto! E questo è il momento di correre! Cos'è la spazzatura qui, eh? Ah, filmalo! Dove siete? Ecco! Oh, ci ha notato! Andiamo! Scappate! Andiamo, andiamo, andiamo! Spazzatura! Vi troverò! Dobbiamo riordinare! Ha 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 ha!